individuato l'Isaia di Babilonia e lo hanno chiamato Deutero Isaia. Dal capitolo 56 al 66 lo hanno chiamato il trito Isaia della restaurazione. Sono tre personaggi diversi, probabilmente uno discepolo dell'altro. L'Isaia di Babilonia è un lontanissimo discepolo dell'Isaia classico di Gerusalemme. E il trito Isaia, che di per sé non ha scritto un bel niente, ha solo messo insieme più oracoli, dovrebbe essere un lontano discepolo del Deutero Isaia. Il trito Isaia raccoglie diversi oracoli di diversi profeti anonimi, li dà una sistemata e forma questo libretto. Il brano che noi abbiamo letto è tratto dal Deutero Isaia. Questo Deutero Isaia è quello che è incaricato da Dio di far mettere la testa a posto agli ebrei a Babilonia. Gli ebrei non credevano più in Dio perché Dio non stava agendo in loro favore. Il Deutero Isaia è quello che è costretto a dire: no, guardate che Dio sta agendo in nostro favore perché attraverso i babilonesi ci ha corretto dalla nostra presunzione di essere a posto. Invece non lo eravamo, noi non volevamo capire che eravamo persone infedeli ai valori dell'alleanza, pensavamo di essere con la coscienza a posto perché imbrogliavamo Dio, o pensavamo di imbrogliare Dio, attraverso abbondanti offerte di tipo cultuale e sacrificale. Padre Eterno ci ha allungato quattro scappellotti con i babilonesi e adesso, per mezzo di Ciro, re dei persiani, verremo rimandati a casa in santa pace. Quindi non è vero che Dio non agisca. E gli ebrei di Babilonia dicono al Deutero Isaia: ma tu chi sei per avere questa autorità? Io sono una voce che grida nel deserto. Preparate la via del Signore. Quindi questo tipo di citazione, che noi abbiamo adesso situato nel suo alveo naturale, è l'identità del Deutero Isaia. Deutero Isaia cosa dice di sé? Di sé dice questo: io sono una voce che grida nel deserto. Perché Luca cita questo testo? Perché dice che in Giovanni Battista si è adempiuto questo testo? All'epoca del Nuovo Testamento, quindi nel primo secolo, c'era a Gerusalemme una scuola di esegesi rabbinica che adoperava due tipi di midrash, cioè due tipi di metodo, due tipi di ricerca. Il midrash halakha e il Midrash Haggadah. Non spieghiamo perché sennò non finiamo più. A Qumran invece non adoperavano questi due metodi, ne adoperavano un terzo, che viene chiamato Midrash Tesher. Questo a noi interessa. Il Midrash Tesher era una ricerca di comprensione dei fatti contemporanei. Che senso ha ciò che avviene adesso? E per dare significato a ciò che viene adesso, questi uomini di Qumran prendevano il testo biblico, lo leggevano tutto, fino a quando non trovavano degli agganci, che secondo loro erano agganci stretti, fra un testo biblico e l'avvenimento che era appena accaduto. Studiando quel testo biblico, riuscivano a dare significato all'avvenimento appena accaduto. Questo Midrash viene sposato dalla Chiesa. Pesher in ebraico vuol dire adempimento. È la ricerca dell'adempimento. Midrash Pesher significa ricerca dell'adempimento. Nel caso concreto, Luca che cosa vede in Giovanni? Vede un consolatore, come il Deutero Isaia,
vede uno che è importante, ma è importante per ciò che dice, non è importante per ciò che è. Allora è una voce. La vocazione del Battista è arrivata nel deserto, voce di uno che grida nel deserto. Potremmo fare un tutto un elenco di elementi che hanno colpito Luca, e Luca dice, questo testo di Isaia è servito al Deutero Isaia per indicare se stesso. Però contemporaneamente l'adempimento di questo testo lo abbiamo in Giovanni Battista, perché nella concezione della Chiesa nascente il concetto di ispirazione è un pochettino complicato. Io so che vi sto dicendo cose un po' pesanti, ma è giusto che le conosciate. Quando un titolare di una grossa azienda chiede al responsabile delle vendite una relazione, al responsabile del magazzino un'altra relazione, al responsabile del personale una terza relazione, al responsabile della produzione una quarta relazione, che so io, al marketing una quinta, ognuno vede il proprio settore. Ma solo il titolare, quando ha tutte le relazioni, ha la visione completa della sua azienda. E certe cose che al singolo relatore potevano sembrare molto trascurabili, dentro al contesto generale diventano importanti. Questo è un esempio per farvi capire che cosa. Autore del testo biblico è Dio, autore del testo biblico è l'uomo. Ma l'uomo Isaia è autore dei primi 39 capitoli. L'uomo Deutero Isaia è autore degli altri 16 capitoli. E l'uomo Trito Isaia è autore degli altri 11 capitoli. Loro comprendevano bene ciò che scrivevano. Ma la visione generale ce l'aveva il boss. Per questo i primi cristiani dicono: noi non dobbiamo lasciarci impressionare da una profezia che si è adempiuta, perché quella profezia non è esaurita nell'adempimento storico del passato. Voce di uno che grida nel deserto, preparate le vie del Signore, perché Ciro l'Achemenide sta per liberarci e noi percorreremo quella strada per tornare a Gerusalemme. Quello è un adempimento parziale. L'adempimento totale lo abbiamo nella persona di Cristo e nella comunità cristiana. Perché? Perché l'autore ultimo ha fatto scrivere queste cose, dirà San Paolo, per l'utilità nostra. C'è dunque una visione ermeneutica del testo che meriterebbe una mattinata intera. Noi non abbiamo tempo, bastano questi cenni e andiamo avanti. Dunque, noi ci troviamo di fronte a una persona, in questo caso preziosissima, la quale vale perché ha ripristinato per volontà di Dio la profezia in Israele ed è l'adempimento di questa profezia di Isaia, del Deutero Isaia, che dice appunto, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, sta per arrivare attraverso la persona in passato di Ciro l'Achemenide liberatore e adesso nella persona del Messia che è liberatore anche lui. Brevemente, l'apostolato di Giovanni è un apostolato un po' strano. Se ricordate, il suo insegnamento è scandito dalle tre domande. La gente dice cosa dobbiamo fare. Le folle lo interrogavano che cosa dobbiamo fare, pubblicani, maestro che cosa dobbiamo fare, soldati e noi che cosa dobbiamo fare. Sono tre domande che riguardano l'azione. Ora, a me piacerebbe che noi ci fermassimo un momentino di fronte a questi personaggi strani. Le folle,
i pubblicani e i soldati. Chi manca? Mancano gli scribi, mancano i farisei, mancano i sommi sacerdoti, cioè mancano le persone da bene. Qui abbiamo i pezzenti della fede, quelli che nell'establishment religioso di allora erano considerati degli zero sociali, le folle, ignoranti e peccatrici, pubblicani rinnegati, soldati senza fede e violenti. Questo era il pensiero. E se voi notate, il Battista non respinge nessuno. Alle folle chiede una cosa sola. Non ne chiede 10, non ne chiede un disastro. Una cosa sola, la condivisione. Non chiede di più. Ai pubblicani chiede la giustizia. Non chiede la condivisione. Chiede la giustizia. E ai soldati stranamente chiede la non violenza. Questi soldati non pensiate che siano delle armate ebraiche, era la polizia ebraica. Loro non avevano la parola polizia, noi ce l'abbiamo perché sappiamo distinguere i due ruoli. Questi soldati non andavano mai in guerra, erano solo per l'ordine pubblico. E Giovanni chiede a loro: non adoperate la violenza. Quindi condivisione, giustizia, non violenza. Cosa sono queste tre risposte? Si è cercato di capire, e confrontando questo testo con gli scritti di Qumran e con le notizie rabbiniche che abbiamo del tempo, si sospetta che queste tre erano le condizioni che Giovanni poneva, che il Battista poneva, perché le persone potessero mettersi al suo seguito. Se vogliamo in qualche maniera esagerare con il paragone, diciamo così, che Giovanni fonda una chiesa. Chi vuole appartenere a questa chiesa deve avere queste tre caratteristiche, o le sposa o fuori dai piedi. Chiaro? E quindi queste tre caratteristiche diventano il criterio di appartenenza al gruppo giovanneo, al gruppo cioè del Battista, che non è un gruppo proprio, è un gruppo che si prepara ad accogliere il Messia. E quindi l'intenzione di Giovanni non è quello di fondare un proprio movimento, ma è quello di dare a questo movimento delle caratteristiche idonee ad accogliere il Messia che viene. Questo gruppo deve prepararsi a diventare chiesa messianica, non chiesa battista. Sono tre caratteristiche piuttosto impegnative: la condivisione, la giustizia e la non violenza, che dovrebbero essere caratteristiche della Chiesa Cattolica, della Chiesa di Cristo. È un problema, perché se noi diamo una spazzolata alla storia, la condivisione sì, c'è stata. La giustizia forse ha scricchiolato più volte nella storia della Chiesa. E la non violenza? Per questo motivo, il libro dell'Apocalisse dice che la Chiesa è sempre una realtà che deve convertirsi, sempre, in ogni generazione. Non esiste niente di acquisito. È come se ogni generazione dovesse avere l'umiltà di cominciare da capo.
oggi, se qualcuno di voi va a messa, avrà un Vangelo che è molto bello. E non dite siamo figli di Abramo, perché Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. Cioè non c'è niente di acquisito. O tu fai delle scelte, e allora tu, indipendentemente dalla tua genealogia, dalla tua nobiltà o meno, dalla tua santità ereditata o meno, allora tu fai una scelta di fede. Ma tu non sei credente perché tuo padre e tua madre erano credenti. Tu non sei buono perché tuo padre e tua madre erano buoni. Vediamo brevemente Giovanni in prigione. Questo è un brano che molto spesso viene trascurato, però vi pregherei di riascoltarlo un'altra volta e vedrete quanto è importante. Siamo al capitolo 3, versetto 19. Luca, capitolo 3, versetto 19. Ma il tetrarca. La parola tetrarca vuol dire che era arche, arca, arche di quattro regioni, tetra. Ma il tetrarca Erode, rimproverato da lui a causa di Erodiade, moglie di suo fratello, e per tutte le malvagità che aveva commesso. Dunque Giovanni Battista non ha fatto la cosiddetta scelta spirituale. Io prego, predico la conversione e non mi interesso di altro. Di fronte ad un Erode, il cui comportamento certo non era esemplare, perché noi lo sappiamo da altre fonti, Giuseppe Flavio e compagnia bella, che questo tizio qua era un tiranno, niente libertà, gravava la gente di un mucchio di tasse, lui viveva nel lusso, non si interessava, come il vecchio Erode il Grande, di promuovere l'economia, di promuovere il benessere della gente. Erode il Grande viene detto il Grande proprio per questo. Questo Erode piccolino è un Erode mascalzone, politicamente nullo. Queste sono le malvagità che lui commetteva. E accanto a questo modo cattivo di gestire la cosa pubblica di cui lui era a capo, si associava un adulterio conclamato. Lui viveva con la moglie di suo fratello. Interessante. Avesse rubato la moglie a qualcun altro, dici, vabbè, sono purtroppo cose che accadono nella vita. Ma rubarla a suo fratello è il massimo. Lui vive come marito e moglie insieme alla cognata. E il nostro Giovanni Battista, se notate, gliele canta a livello morale e a livello politico. Non faccio commenti sulla contemporaneità, ma mi pare evidente. Io capisco che possono esistere modi e modi, su questo sono d'accordo. Posso anche dire che il responsabile dei vescovi italiani ha anche parlato ultimamente. Quest'ultimo anno, anno e mezzo, ha fatto sentire la sua voce. Peccato che prima ci fosse stato il silenzio. Però questo lo si potrebbe anche fare per chi conosce le cose, non per il sentito dire o per luoghi comuni, ma per chi conosce le cose, anche a livello locale bisognerebbe parlare.
Io ogni tanto sento certi miei confratelli che mi danno informazioni su questo, su quella situazione sociopolitica qui nell'entourage. Dico, ma se sapete e se siete sicuri, perché non parlate? E va bene, ma quando io ero preside, mi sono trovato in situazioni anche antipatiche, perché c'erano alcuni docenti che tiravano a briscola come in ogni facoltà. Ora ci sono due modi per avvicinare queste persone. O tu gli dai dello stupido in maniera diretta, e allora rompi tutto. Se tu li rimproveri, gli dici, guarda, hai sbagliato qui, qui, qui e qui e qui, vergognati perché un docente non dovrebbe comportarsi così, cosa succede? La guerra. Si può dire la stessa cosa in un modo diverso. E siccome l'altro non è stupido, capisci? Allora cominci a dirgli, guarda, quando in futuro potresti trovarti un'altra volta in una situazione più o meno così, comportati in questa maniera, ti conviene. Proietta nel futuro la correzione senza dire hai sbagliato. Gli suggerisci come deve comportarsi. La persona capisce e non si sente offesa. Perché tu in fondo gli hai dato un consiglio. Non lo hai messo sotto processo. Di fatto lo hai messo sotto processo. Solo che hai adoperato una forma che gli dà la possibilità di rigestire la propria vita e le proprie scelte in una maniera diversa. Quando tu lo giudichi e lo rimproveri, tu chiudi. Quando tu progetti, tu apri. Il modo è importante, non dimentichiamocelo mai. A noi ha insegnato che altro è la sostanza, altro è l'accidente. No, qualche volta l'accidente fa parte della sostanza. Io porto sempre l'esempio della mela. Se io prendo una mela, la immergo nel pantano e te la do, la mangi? No. Stessa mela sbucciata in un bel piatto, coltello e forchetta, senza il torsolo, senza la buccia, la mangi? Sì, è la stessa mela. Il modo è fondamentale. E va bene, c'era questo da sottolineare in Giovanni, e ci ha rimesso la ghirba perché l'ha messo in prigione e poi sappiamo come le cose sono andate. Sono le 10:26, ci vediamo alle 11:15. Buon caffè.